esaurito quasi tutto l'ordine del giorno, manca la delibera sulla variazione dell'articolo 59 e l'anagrafe degli eletti, che tra l'altro è stata anche oggetto di attenzione molto particolare che evidentemente qualcuno ha voluto riservare alla nostra città. Per cui io intendo fermamente oppormi alla richiesta di sospensione e le chiedo di andare avanti, sia perché mancano due delibere e possiamo tranquillamente esaurirle, sia anche per il rispetto di queste persone che evidentemente sono così attente e così attaccate ad una cosa che ritengono importante, e anche per un rispetto a una diretta che evidentemente si sta facendo con una radio che appartiene ad una forza politica che ritengo abbia contribuito a mettere in difficoltà, e poi lo dirò nel mio successivo intervento, questo consesso. Io mi oppongo alla pausa e chiedo a questo punto di discutere le due delibere che rimangono all'ordine del giorno, in modo tale da fare anche chiarezza, su chi evidentemente contribuisce a creare confusione e nubi attraverso determinate azioni e chi no. Grazie. Consigliere Buonavolontà. Sì, sono d'accordo con la non sospensione del Consiglio Comunale di andare avanti. Grazie. Allora, procediamo con il punto al numero 10, riguarda la modifica dell'articolo 59 dello Statuto Comunale. Vi ricordo a tal proposito che qui dobbiamo votare, procede soltanto alla votazione, per poter essere modificato lo statuto richiede a questo punto una doppia votazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, quindi 21 voti. Possiamo solo votare, perché lo statuto dice che si procede a una successiva votazione, quindi diamo. Questa riguarda la modifica dell'articolo 59 dello Statuto Comunale, riguarda appunto la questione dell'acqua. Non lo so se non ci siamo. Consigliere Spito, ci stava un mio predecessore autorevole che diceva il pullman non lo dirigo io. Non si metta in ogni minestra, che poi i sapori devono essere ben coordinati. Adesso non sappiamo. Questo può essere che arrivano una flotta di consiglieri. Prego, segretario. Di Paolo, sì. Del Gaudio. Ferraro, Greco, Giuseppe, Spirito. Caterina Emilio, Garofalo, Puoti, Lombardi, Lino, Cerreto, Virella, Acconcia, Gandicola, Ventre, Mazzarella, Solatrano, Amato, Barbieri, Zullo, Marzo, Ceceri, Ferrara, Dello Stritto, Guarrobino, Gentile Lorenzo, Santillo, Gentile Nicola, Giannotti, Buonavolontà, Boccagna, Capobianco, Greco, Caterino, Trunco, Piazza, Ucciero, Comunale, Dell'Aquila, Medorio. La modifica dell'articolo 59 dello Statuto Comunale è respinta perché non ha raggiunto la maggioranza richiesta dall'articolo dello Statuto. Infatti ha riportato soltanto 15 voti sì e 4 astenuti. Possiamo passare al consigliere dell'Aquila, prego. Solo in caso di voto di votazione di 21, con almeno 21 consiglieri si fa un'altra votazione, consigliere dell'Aquila. Se non li riporta è inutile che ripeto. Era questa la domanda, immagino. Prego.
No, immaginavo che la proposta che doveva passare per essere accolta e quindi modificare lo statuto dovesse essere approvata con 21 voti. Non avendo in questa sede, come dire, conseguito il quorum necessario per diventare norma, penso che si possa riproporre. Insomma, io confidavo in questa possibilità, cioè la possibilità che la stessa delibera sia riproposta al Consiglio Comunale, penso che c'è un'attenzione come dire, diffusa rispetto a questo tema, perché è del tutto contingente la mancanza del raggiungimento del quorum per l'approvazione della delibera. La delibera non è stata voglio dire, respinta perché c'è una maggioranza evidentemente che ha votato a favore e contingentemente non abbiamo conseguito il quorum necessario per far diventare modifica statutaria. Io penso che tuttavia ci siano le condizioni politiche per come dire, consentire che la delibera nella prossima seduta del Consiglio Comunale venga riproposta e goda dei 21 voti necessari per essere trasformata in norma dello Statuto Comunale. Allora, consigliere dell'Aquila, io sono d'accordo con lei sulla sostanza del discorso, però da un punto di vista formale penso che quello che lei mi chiede non è possibile. Si può senz'altro riiniziare il procedimento sullo stesso argomento. Tra l'altro non c'è stata per svariate ragioni neanche la necessaria concentrazione richiesta dallo statuto, cioè dei 30 giorni tra la prima votazione e questa, quindi senz'altro si può riproporre l'argomento. Non possiamo ripresentarlo però al prossimo Consiglio Comunale perché non è stata bocciata, non ha raggiunto il quorum necessario, su questo non c'è dubbio. Si può ripresentare. Va bene, allora passiamo al punto al numero 11 dell'ordine del giorno riguardante l'anagrafe pubblica degli eletti. Consigliere relatore, consigliere Barbieri, prego. Consigliere Tronco, per favore. Grazie Presidente, io vorrei abbastanza velocemente solo leggere la parte introduttiva con la quale io trasmettevo nell'aprile del 2009 questa proposta e sintetizzare poi con una correzione che vorrei già innanzitutto fare e pregare il segretario comunale darne atto, che nella prima pagina è considerato che c'è scritto il primo capoverso, l'articolo 18 è un errore materiale, in realtà è l'articolo 118 del titolo quinto della Costituzione. È stato un lapsus calami che ho fatto. Lo scopo della presente proposta è costruire una nuova etica politica con un documento semplice che non contiene nulla di sensazionale. Propone interventi concreti e realizzabili già da ora grazie anche all'utilizzazione del portale del Comune e alla collaborazione dell'assessorato competente. Tra i principi che hanno ispirato la proposta c'è sicuramente quello della trasparenza delle istituzioni, fondamentale per ricostruire un senso istituzionale nei cittadini e per diversi altri motivi. Anzitutto per ricreare un clima di confronto tra popolo e palazzo, di fiducia tra elettori ed eletti, per stroncare il fenomeno sterile dell'antipolitica. Poi perché sembra del tutto naturale che chi rappresenta i cittadini deve rendere pubblico, senza titubanze, il proprio operato. Tutto uniformando la propria azione politica e amministrativa a criteri di rispetto delle regole democratiche, di lealtà alla Costituzione e alla legge della Repubblica, di trasparenza nell'amministrazione della cosa pubblica. Io vorrei saltare tutta la parte del considerato e spiegare che in realtà questa delibera è già stata approvata ormai quasi dalla maggior parte dei consigli regionali, di molti consigli provinciali e di moltissimi consigli comunali. Quello più prossimo a noi è quello del Comune di Napoli, che ha visto come relatore addirittura il Presidente di quel consesso cittadino. In realtà in questa delibera si fa nient'altro che ampliare quelle che sono le indicazioni date già dalla legge del 1982 recepita nel nostro statuto, cioè di rendere pubblico per ciascuno di noi che qui in Consiglio Comunale, sia come consigliere comunale che come sindaco e come assessore, di rendere pubblici alcuni dati che non sono assolutamente sensibili, nel senso che sono dati che facilmente possono essere attinti da altre fonti giuridicamente rilevanti e che la legge già in qualche maniera
dice che bisognerebbe pubblicizzare. E poi c'è una seconda parte della delibera che a me preme evidenziare, in cui una parte di essa già è stata recepita all'interno del nostro, della nostra vita amministrativa, dove praticamente si chiede alla macchina amministrativa di rendere pubblico tutto ciò che riguarda l'intervento cittadino, compreso il bilancio annuale, pluriennale, le relazioni, tutti i bandi, tutti gli esiti delle varie gare, l'elenco di proprietà delle immobiliari del comune, la loro destinazione d'uso. Insomma, c'è tutta una serie di elementi che penso siano già inseriti all'interno del nostro portale. E in più segnalavo la possibilità di rendere pubbliche le nostre attività consigliare attraverso o la pubblicazione del resoconto stenografico, o, visto che abbiamo anche questa strumentazione video, addirittura la possibilità di darli in diretta, in streaming, visto che non costa assolutamente nulla rendere pubbliche le nostre attività anche su internet, dato che abbiamo questa grande fortuna che, così come diceva Karl Popper, la politica avrebbe utilizzato la televisione per impadronirsi delle nostre menti, ma abbiamo, ringraziamo il Dio, internet, che ci rende un po' più liberi rispetto agli altri. Consigliere Delgado, prego. Allora, due minuti solo per ribadire qual è la nostra posizione, che ovviamente, come penso che testimonia tutto il lavoro che facciamo sul Consiglio Comunale e qui anche l'impegno della giornata odierna, vogliamo che, ripeto, sia chiara. Noi è un anno che questa delibera è agli atti del Consiglio Comunale, ha dato adito anche a una serie di equivoci, situazioni, anche un po' come la vicenda quella precedente dell'articolo 59 della modifica dello Statuto. Noi come centrodestra, ringrazio il capogruppo che mi consente di esprimere un po' quelle che sono le posizioni di tutta la PDL, siamo favorevoli a questo tipo di iniziativa, ringraziamo Alessandro Barbieri perché ha portato avanti un'iniziativa che però di fatto prevede una legge dello Stato, come ha ben detto il dirigente nella relazione allegata, ovviamente rispetta i principi di legge della privacy e appunto è prevista una legge dello Stato che è la 441 dell'82. Tra l'altro l'ANCI, della quale è componente l'assessore e consigliere comunale Marco Ferretto, assessore provinciale, da tempo sta facendo un'iniziativa in tal senso, sono tanti i comuni che hanno sposato questa iniziativa e ci auguriamo che lo facciano sempre di più. Ovviamente ci interessa la seconda parte del regolamento, che è quella anche di fare in modo che tutto quello che fa la pubblica amministrazione sia reso pubblico, e anzi l'invito è anche l'assessore Greco, che si occupa di queste cose, di andare avanti in questa attività, di rendere quanto più possibile visibile il lavoro della politica, appunto per avvicinare eletti ed elettori. Chiaramente è inutile ribadire che chi fa attività pubblica, così come la intendiamo noi da tanti anni, non ha nulla da nascondere, è favorevolissimo a iniziative di questo tipo, anche se poi i dati, quelli relativi alle componenti reddituali, sono già di fatto pubblici nei vari siti delle agenzie delle entrate tramite le procedure di cassetto fiscale e quant'altro, però i cittadini poco li conoscono, ma questa è una deformazione professionale, che poi dobbiamo dire quello è quello, voglio dire, tutti possono accedere a tutto, nel senso che in qualsiasi momento si può chiedere dati, notizie relative a vicende di tipo patrimoniale, sia per motivi giudiziari sia per altro. Però io credo che sia molto importante il segnale che noi andiamo a dare con un'iniziativa di questo tipo. D'altra parte, e concludo, al di là dell'ok dato dall'ANCI, che è un ok ovvio, anche il nostro presidente regionale ha posto in essere atti, Caldoro ha posto in essere atti in tal senso, proprio per dare un segnale, come dice Alessandro nella propria relazione, di una politica nuova, di un mondo che tra l'altro con le leggi che ci sono adesso, che insomma hanno qualche difficoltà di rappresentanza,
nelle modalità di elezione al Parlamento, insomma, per dare un segnale nuovo che però per noi, ripeto, è sempre lo stesso. Noi da sempre sposiamo iniziative che vanno nel senso di una maggiore visibilità di tutte quelle che sono le nostre attività. Per cui l'invito è che se ecco, nelle commissioni troviamo la forma e il modo di pubblicizzare ancora di più non solo le nostre posizioni personali, ma tutto quello che noi andiamo facendo, insomma, facciamolo in questo scorcio di legislatura, perché ritengo che sia assolutamente doveroso. Grazie. Consigliere Cerrito, con l'unica precisazione, consigliere, simpaticamente spero, che c'è un altro punto all'ordine del giorno, regolamento proposto da me, che tra l'altro partecipa, che lei ha dimenticato, non so perché, però partecipa alla stessa natura, quindi approviamo, discutiamo anche quello dopo. Prego, seguirà il consigliere Piazza. Grazie Presidente. Io intervengo per non ad adiuvandum al consigliere Del Gaudio o Barbieri, che ringrazio di aver posto in essere questa iniziativa, ma per fare due brevi considerazioni. Una è che saluto con favore quest'ordine del giorno, che di fatto poi va a richiamare una legge nazionale dell'82 che propone e istituiva più o meno lo stesso tipo di iter per quanto riguarda gli eletti. Pur vero è che probabilmente nell'82 la politica era diversa, determinati scenari che purtroppo siamo costretti a vivere oggi e dei quali sostanzialmente io sono spesso disgustato, sia essi che provengano dalla destra o dalla sinistra, è secondo me disgustoso quando al centro della politica italiana ci sia un tinello, è disgustoso comunque e sempre, e ritengo che proprio perché i tempi siano cambiati, probabilmente la consapevolezza di amministratori che quindi scelgono liberamente di sottoporsi al giudizio degli elettori debbano comprendere che anche con tutte le leggi sulla privacy che ci sono, probabilmente quando un soggetto sceglie di avere una propria vita pubblica deve accettare il fatto che determinate cose della sua vita siano rese pubbliche e che ad esse si dia la maggior pubblicità possibile, se questo possa e sia di ausilio alla comunità, alla collettività. Quindi penso che mai come in questo momento doveva arrivare questo segnale, doveva arrivare perché tanti consigli comunali si sono celebrati e quest'ordine del giorno non si è potuto discutere e non si è potuto sottoporre a votazione. Questo è capitato per altre materie, ma ritengo gravissimo che sia capitato per questo, perché vedete, noi abbiamo in questo momento una responsabilità nella responsabilità pubblica e abbiamo la responsabilità di avvicinare i cittadini alla politica. Ora, se la maggioranza delle persone, questo potrebbe essere un tema di confronto, se la maggioranza delle persone ritengono che dover conoscere vita, morte e miracoli, 7.30, 7.40, situazione patrimoniale, interventi, ordini del giorno, delibere, interrogazioni di coloro che amministrano la cosa pubblica, è giusto che essa si faccia. E il mio richiamo alla responsabilità che ci deve unire come amministratori sta nel fatto che bisogna cogliere l'importanza degli atti che si fanno. E un atto come questo non poteva stare mesi e mesi su ordini del giorno che poi non venivano evasi. E questo non lo dico perché faccio parte dell'opposizione, lo dico perché entro invece nella seconda considerazione più amara che io purtroppo oggi mi trovo a fare, e cioè del fatto che questo ritardo, del quale evidentemente gli amministratori sono responsabili, ha comportato fango su questa amministrazione e l'attenzione di un autorevole giornale nazionale che il 12 di agosto stranamente poneva in risalto Caserta, che su questo tema oscurava
e creava delle incomprensibili, non ricordo adesso il testo, ma creava degli incomprensibili silenzi. Io da amministratore chiedo, dopo aver espletato il mio voto positivo, che gli organi di questa amministrazione scrivano a questo giornale, che è il Corriere della Sera, pretendendo analogo spazio e chiarendo che qua siamo gente per bene e non c'è nulla da nascondere. Chi oggi perpetra questo tipo di attività è nemico della città di Caserta, non nemico della politica, è nemico della città di Caserta, perché è troppo comodo utilizzare meccanismi strumentali che possono derivare dalla normale logica partitica o possono derivare anche da evidenti distorsioni che si possono creare tra maggioranza e opposizione nella vita stessa di un'amministrazione, ma chi gioca per agitare forti nubi e tinte fosche su persone per bene, su persone che comunque hanno scelto di dedicare e di sottrarre lo spazio alla famiglia, alla professione, alla vita lavorativa, per espletare le funzioni di consigliere comunale, e mi fa piacere che, e spero che un determinato ministro del mio governo, che si è trovato a perdere l'elezione comunale a Venezia, possa fare il consigliere comunale di opposizione, così capisce che significa fare il consigliere comunale prima di continuare a decurtare i gettoni dei consiglieri comunali, specie di quelli dei capoluoghi, capisce cosa significa stare dalla mattina alla sera su carte e tornare a casa sommerso dalle carte e riuscire da casa sommerso ancora dalle carte. E non mi sta bene, Presidente, che qualche giornale nazionale prenda proprio ad esempio stranamente questo capoluogo, che già è troppo oggetto di attenzioni negative per avere un primato anche su questo. Non penso che ce lo meritiamo, io non penso che nessun amministratore abbia voluto perdere tempo perché abbia qualche immobile da nascondere, perché abbia qualche reddito da nascondere, non penso che in mezzo a noi ce ne siano, non lo penso, e qualora ce ne fossero è un problema suo, ma la maggioranza delle persone che compongono questo Consiglio Comunale e che comunque sono espressione di un elettorato attivo dei nostri cittadini non meritano, come non merita la nostra città, di essere utilizzata da qualcuno che invece in questo consesso non ha alcuna rappresentanza, perché evidentemente non ha i voti, e che si permette di utilizzare ritardi amministrativi per gettare fango nel ventilatore e mettere la nostra città agli ultimi posti e all'opinione pubblica di creare un danno enorme, come se qui ci fossero 40 ladroni. Sono offeso e ritengo doveroso che questa amministrazione pretenda da quel giornale identico spazio per dimostrare che in questo comune la delibera è passata, che non c'è alcuna difficoltà, partendo dal sottoscritto, anzi mi auguro che sia il sottoscritto il primo ad essere chiamato per portare le carte che dobbiamo portare, perché non è possibile che Marco Cerrito, che rappresenta l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e va in giro per l'Italia a sostenere la delibera del collega Barbieri, poi debba ritrovarsi amministratore della città di Caserta come quelli che quasi non vogliono far scoprire i conti che c'ha. Ma di cosa stiamo parlando? Grazie. Consigliere Piazza. Grazie Presidente, anche a nome del gruppo dei socialisti Adoni voteremo questa delibera e mi allaccio a quello che ha detto il consigliere Cerreto per dire una sola cosa. Dovrebbero i nostri parlamentari, tutti, di sinistra, di destra, di centro, togliersi una sola delle tante prebende che hanno, quella di non pagare i servizi che loro utilizzano. Cioè io sarei d'accordo che magari gli aerei li pagassero e il gettone o lo stipendio dei parlamentari gli fosse anche aumentato, perché il fatto che loro non pagano un'autostrada e tante altre piccole cose li ha posti lontano, anni luce, dai bisogni dei nostri cittadini. I nostri cittadini vogliono sapere di Cesare e della moglie di Cesare, e secondo me hanno ragione. Poi magari finisce
nel calderone generale il comune di Caserta, come ha detto il consigliere Cerenti, perché per questioni politiche si fa mancare il numero legale e quindi, diciamo, negli scorsi consigli comunali questa delibera non è stata portata e non è stata votata. Il segnale forte che noi dobbiamo dare come consiglieri comunali è quello di votarla tutti quanti, cosa che ho sentito, quindi che 21 consiglieri comunali, tutti presenti, votino questa delibera, è importante e ci leva, se qualora ci dovessimo sentire questi schiaffi sulla faccia. Io quello che ho detto quando ho preso la parola per la prima volta è quello che stare 4 anni fuori ai margini di questa amministrazione, pur vivendo come centrosinistra, essendomi candidato in un gruppo dove c'era anche uno degli amici che hanno il cartello in mano, come rosa nel pugno, e noi siamo qui per portare avanti anche le loro tesi, perché loro non è che stando fuori dall'amministrazione hanno meno interesse che questa amministrazione persevere gli interessi dei cittadini. Allora che sia ben chiaro che tutti i segnali positivi, quindi anche quello di assumersi la responsabilità economica di 600.000 euro, non sia poi dopo lasciata soltanto ai 15 consiglieri comunali che l'hanno votata. Perché io sono entrato neanche da un mese e qualche cosa prima di questa nomina ce l'avevo, e sia giusto vedere se con la mia nomina al consigliere comunale, con gli intrallazzi che apoditticamente ci affibbiano soltanto perché ci siamo candidati, c'è gente che mi ha detto: avvocato, mi pensavo una persona seria. Quindi vuol dire che il sentir popolare, che non è demagogia, grazie anche a queste schifezze, perché il nome che dobbiamo dare è quello giusto, le schifezze di cui si parla a livello nazionale, come dire che se mia moglie magari 20 anni fa aveva fatto un errore, glielo dobbiamo sbattere in faccia, oggi perché sono diventato consigliere comunale, sia una cosa che ci deve delegittimare a tutti noi che ci candidiamo per qualsiasi cosa a cui serve il voto popolare per essere poi eletti. Quindi è importante che noi diamo questo segnale, che la maggioranza e l'opposizione voti insieme questa delibera, ma è anche importante che anche la nostra città, che sta purtroppo sempre nei giornali agli ultimi posti, sia qualche volta ai primi posti, e penso che l'importanza di quello che è avvenuto prima, quello che ha detto il consigliere Barbieri, che io prego gli organi di stampa di riportarlo, quello di dire che noi ci assumiamo responsabilità anche economica di quello che è stato fatto, perché politicamente, umanamente, socialmente il panettone era una schifezza della quale noi ci dovevamo liberare. E quindi ben venga l'anagrafe degli eletti, ben vengano le delibere che si prendono a maggioranza e opposizione compatta per il bene della città e dei nostri cittadini. Questo era il sentimento che volevo esprimere. Grazie. Grazie a lei. Allora, chiusa la discussione, possiamo passare alla votazione. C'è una dichiarazione di voto del sindaco. Prego. Annunzio l'ovvio voto favorevole a questa delibera. Sono volati ringraziamenti vari qua. Io credo che se ne debba aggiungere uno. Questi giovani che si sono sacrificati già in 2 o 3 occasioni qui a sostenere questo provvedimento e che hanno avuto veramente pazienza, in qualche modo sono un esempio che va evidenziato. Grazie perciò per il contributo che avete dato a questa questione. La seconda questione, ritengo che il consigliere Cerreto legittimamente abbia sollevato il problema delle citazioni sulla stampa nazionale. Ho qui l'articolo del 12 agosto del Corriere della Sera e, per la verità, pur raccogliendo le notazioni negative, peraltro non riferite soltanto a Caserta ma a varie situazioni nel corso dell'Italia, non mi pare che ci siano elementi di drammaticità veramente tali da mettersi le mani nei capelli. Certo, è sgradevole essere citati. Tra l'altro abbiamo buoni compagni al duolo, perché il consigliere Cerreto, tra gli altri, è citato a Roma,
nella quale il segretario Staderino ha dichiarato a Sergio Rizzo, che è l'autore dell'articolo, nell'elenco delle dichiarazioni patrimoniali non risulta quella del sindaco Gianni Alemanno, eletto più di 2 anni fa. Vedrò di essere un poco più solerte di Alemanno in questa questione. Quindi sicuramente dobbiamo dolerci e segnalare che c'è la chiusura di questo cerchio, che peraltro viene, non ce lo dimentichiamo, molti anni dopo che la legge è stata emanata. Ora è all'onore della cronaca e va bene, ma insomma abbiamo aggiunto un tempo relativamente ristretto all'attesa rispetto al tempo geologico che è passato da quando la legge è stata emanata e il provvedimento è stato assunto. Infine voglio dire una cosa di buon senso pratico. Certo, questa cosa è buona, è giusta e dobbiamo farla, però nessuno si illuda che questo provvedimento è quello che sradica la mala pianta dei comportamenti scorretti, perché la legge c'è dall'82 e in questi giorni, in queste settimane, negli ultimi mesi, abbiamo tutti quanti letto dalle pagine dei giornali quale esempio continuano a darci soprattutto i nostri governanti. Non dico che siano i soli ad aver dato questo esempio, per carità, dalla Prima Repubblica e da quelle che l'hanno precedute esempi ce ne sono stati tanti, ma oggi veramente la misura è colma, eppure tutte quelle persone soggiacciono ai dettami di questa legge. Noi sicuramente li osserveremo, ma la prima legge che ciascuno di noi deve osservare per comportarsi bene è quella che porta dentro, perché se la si vuole aggirare la legge, di mezzi ce ne stanno 10.000. Voto sì. Avrei voluto intervenire, ma ho risparmiato al Consiglio insomma un ulteriore intervento per annunciare semplicemente il voto favorevole alla mozione presentata dal consigliere Barbieri, e che per troppo tempo purtroppo non è stata evasa da questo Consiglio Comunale, dando adito evidentemente a tutte le polemiche che nel frattempo si sono scatenate rispetto al Consiglio Comunale di Caserta e rispetto, come dire, a questo punto specifico. Io penso e consegno al Consiglio Comunale una brevissima riflessione rispetto alla necessità, anche sottolineata in verità dall'intervento del consigliere Barbieri, nella ricerca di una nuova etica e di un nuovo rapporto tra i cittadini e la politica. Episodi di corruzione diffusa, di comportamenti anche fuori dalla legge da parte di chi amministra la cosa pubblica hanno di fatto, inutile nasconderselo, accentuato un distacco tra quelle che sono le attese, le ansie, le aspettative del popolo sovrano e quelli che sono chiamati ad amministrare la res pubblica. Io ritengo che questo sia uno strumento, ma sia solo uno strumento, un primo passo importante, significativo, attraverso il quale la politica e i partiti, e poi ciascuno risponde individualmente del proprio impegno politico sul piano individuale e collettivo come parti e partiti politici. Io credo ancora, come dire, nel tema della democrazia dei partiti. Ritengo che questo possa essere uno strumento utile, perché è fondamentalmente giusto che i cittadini che ci hanno chiamati a esplicitare un mandato in questo Consiglio, in questa amministrazione, sappiano noi che cosa facciamo in questa amministrazione, sappiano quali proposte, quali ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni, mozioni, proposte di delibera presentiamo nell'interesse della città, e soprattutto la città sappia anche come gli eletti rispondano agli impegni assunti nel mandato elettorale. Ecco perché trovo pertinente e corretto l'inserimento tra le cose da dichiarare e da pubblicare sul sito comunale, l'indicazione dei voti dei singoli consiglieri comunali rispetto alle proposte deliberative che sono oggetto dei lavori di questo Consiglio Comunale. Mi unisco all'appello del sindaco nel ringraziamento ai compagni radicali con cui tante volte ci
ci scontriamo su temi importanti e decisivi come quelli che riguardano la politica internazionale e il mercato del lavoro, ma su cui spessissimo poi ci incontriamo, come su altre vicende, e spero che ce ne saranno altre occasioni a partire dal regolamento per i referendum comunali, o come nel caso del testamento biologico, invece le nostre strade si uniscono e possiamo fare battaglie insieme. Grazie. Allora, possiamo votare per alzata di mani? Quindi approviamo l'unanimità. Come approviamo l'unanimità, credo anche l'immediata eseguibilità di questo regolamento, che pure faceva parte della proposta. Quindi approvata l'unanimità anche la seconda cosa. Possiamo passare al punto al numero 13. Il regolamento comunale sul procedimento amministrativo, non di tedio, abbiamo tutti fame. Si tratta di colmare un vuoto nell'impianto normativo di quest'ente e vi chiedo quindi un voto unanime su questo regolamento. Possiamo votarlo per alzata di mano? Sì. Quindi è approvato col voto unanime. Il Consiglio Comunale è chiuso. Grazie a tutti. Buono scorcio di vacanza.